Centro Studi Giochi di Gerald Kennedy nasce nel 2010 a Francavilla Visio, piccolo comune provincia di Alessandria, e nasce attorno a un patrimonio librario di eccezione. In questa giornata in cui guardiamo a quello che è il percorso che la democrazia sta facendo negli Stati Uniti, anche con una battaglia dura, anche con uno scontro aspro e importante, ecco che guardiamo a quello che è un teatro che in qualche modo ci fa intuire anche quanto è importante la politica in un contesto democratico. Noi abbiamo bisogno anche di recuperare quel senso della politica come responsabilità, il fatto di sentirsi responsabili di creare quel contesto che permette alle persone di esprimersi, che permette l'esercizio delle libertà individuali, che assicura il diritto e che riconosce la giustizia. L'arrivo all'ottenimento della libertà di persone come cittadini era un segnale fondamentale per tutti. Questo rapporto che lega Milano con una dimensione internazionale che vede negli Stati Uniti uno dei luoghi del mondo a cui guardare con particolare interesse, non credo che sia semplicemente una coincidenza o una somma di in qualche modo accidenti. Se questa tornata elettorale ci ha dato un insegnamento, questo è il fatto che gli americani sono in grado di condividere visioni molto diverse. La prima cosa che bisogna capire dagli Stati Uniti è la portata delle diversità di culture, religioni e opinioni è eccezionale. Una vittoria di Hillary Clinton sarebbe naturalmente un fatto senza precedenti. Si tratterebbe della prima presidente donna degli Stati Uniti. È impossibile non sottolineare l'importanza di un risultato come questo. È evidente che nell'ultimo periodo è continuato un trend estremamente positivo per gli scambi commerciali tra l'Italia e gli USA. L'interscambio bilaterale ha raggiunto delle cifre veramente fondamentali. Cioè, gli Stati Uniti è il primo mercato fuori dall'Europa. È un mercato estremamente importante, un mercato che più di tutti percepisce la nostra tradizione del Made in Italy e che l'apprezza. Noi abbiamo ragionevolmente individuato una cifra che è intorno al 15% la crescita dell'interscambio tra gli Stati Uniti e l'Europa per quanto riguarda il tessile abbigliamento. Quando poi si parla di tessile abbigliamento ovviamente si parla molto di Italia, per cui di Made in Italy, per cui questo sarebbe un grande vantaggio per noi. La comunicazione è il grande imputato ogni volta che emergono fenomeni dirompenti come quelli obiettivamente come quelli ai quali ci troviamo di fronte in questa corsa per la Casa Bianca. Con quale America avremo a che fare da tutti i punti di vista, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista degli scenari e del futuro. Meno ideologia, più pragmaticità. La democrazia americana funziona proprio perché risponde alla collera popolare. Con queste premesse ci troviamo davvero di fronte ad un panorama strano, un panorama che nessuno poteva prevedere prima, a mio avviso. Allora, io credo che qui in questa vicenda ci sia uno scontro tra una magistrale interprete della comunicazione tradizionale e un uomo che sembra molto più antico e molto più del passato, ma che interpreta in maniera dirompente il tempo nuovo nel quale si saltano le mediazioni. Il settore, il Made in Italy, che ha avuto un grandissimo sviluppo, e allo stesso modo molto fanno le importazioni di molti prodotti che dall'America importiamo. Noi abbiamo sempre guardato gli Stati Uniti non solo come un grande partner commerciale, anche come un grande partner commerciale, e credo che dobbiamo continuare a guardare gli Stati Uniti come un partner prioritario, diciamo, nel futuro del nostro paese.
per quello che mi riguarda, per il ristorante che abbiamo noi, fare una grandissima ricerca sui prodotti. L'Italia è una fucina, e oltre che essere una fucina è anche una cassaforte di centinaia / migliaia di cucine regionali e di tradizioni. Nessuno sa dove andare se non si guarda un attimino indietro, non vede da dove viene. Ma comunque è un sapere popolare molto importante, e questi signori della Prologo, lei in particolare e pochissime altre persone, custodiscono un sapere culinario che senza loro sarebbe andato perso, come le migliaia di prodotti che si stanno perdendo ogni giorno. E perdendo quello si perde un sapere, si perde una cultura, e se si perde un sapere, una cultura, si perde l'identità.